La galleria dell'Accademia si rifà il look e dopo l'installazione dell'impianto di areazione nella tribuna del David portata avanti durante il periodo di lockdown, i cantieri si riapriranno questa volta dal 5 ottobre per un intervento di riqualificazione della Sala del Colosso. È la prima grande sala che si incontra nel percorso museale, chiamata così perché ospitava nell'Ottocento la colossale replica in gesso di uno dei Dioscuri, oggi alla Gipsoteca dell'Istituto Statale d'Arte di Porta Romana. Al suo posto possiamo ammirare oggi il Ratto delle Sabine di Gian Bologna, un modello in scala 1:1 realizzato in terra cruda intorno al 1580, che per dimensione e fragilità non sarà spostato insieme alla grande pala dell'Assunzione del Perugino del 1500 e alla pala dell'Immacolata Concezione di Antonio Sogliani. Saranno comunque protette da una struttura progettata e realizzata ad hoc e che permetteranno alle opere di essere comunque visionabili e controllabili. E riapriremo con grande splendore una Sala del Colosso che veramente se lo merita e sarà una riscoperta, perché in genere la gente passa di qui, scappa subito per vedere il David, ma si può anche comprendere perché la sala è abbastanza, diciamo, non valorizzata, e questo è un lavoro importante che volevo sempre fare. Il cantiere interesserà il restauro e consolidamento delle capriate lignee. Lo spostamento riguarderà una serie di dipinti che va dal 400 al primo del 500 di scuola fiorentina, da Domenico del Ghirlandaio a Lorenzo di Credi, da Filippino Lippi a Mariotto Albertinelli e Jacopo del Serlaio, opere che saranno valorizzate da un intervento di restauro e da un nuovo impianto di illuminazione. Queste luci ci renderanno finalmente visibili queste opere eccezionali, perché qui abbiamo il 400, il primo 500 fiorentino che è praticamente al buio, e sono molto molto contenta di poi poter rinaugurare questa sala verso luglio del 2021. Il resto della galleria dell'Accademia rimarrà comunque aperto ai visitatori. Abbiamo ridotto il biglietto d'ingresso proprio per incentivare, per far venire le persone, e invito tutti, godetevi questo patrimonio fiorentino italiano che va visto anche più volte, e con il biglietto ridotto ora si paga 8 invece di 12 euro.